Ok, ora funziona l'audio. Perfetto. Sono tornato. Sono tornato. Questa casa è ancora vuota, quindi per il momento questo è tutto quello di cui vi dovete accontentare. Sto cercando di nascondere il casino che c'è alle mie spalle, cer cerco di, di non farlo beccare. Ditemi come sentite l'audio, perché io non ho ancora insonorizzato la stanza, ma forse il microfono potrebbe aver già fatto tutto il lavoro che mi serve. Ah... Oh. Anche se sono leggermente troppo in basso. Meglio, no? Allora, um, inizio dicendovi che oggi abbiamo un problema. Ovvero uh, penso che andrò oggi stesso a comprare un, un nuovo secondo schermo. Perché ora riesco a permettermelo. Quantomeno oggi riesco a permettermelo, non riuscirò a, a permettermelo di nuovo in un altro momento. E quindi per, permettetemi, de devo mostrarvi il reel in questione, ma devo mostrarvelo sullo stesso schermo su cui c'è OBS, so che non è professionale, ma mh, mi perdonerete, vero? Vi prego, vi prego. Uh, parliamo di... Vediamo se ce la faccio questo. Fantastico, mi fa vedere il secondo schermo. Ah, eccolo qua. È lui. È lui. Ora speriamo che possiate sentire l'audio e vi faccio vedere. È questo. Books, like on ok, sto bene. Ripartiamo. Re One regret that I'd like to see in the first episode. The first chapter of Sorcerer's Stone is tightly focused on one conversation between McGonagall and her Amagus form and Dumbledore when they're dropping off Harry at the Dursleys. Sticky Rowling has said that she rewrote this scene over and over and over again to be able to properly introduce the world without revealing too much information. However, now that Harry Potter has this massive, enormous fan base, I would approach the first episode of the HBO series differently. If I was the director, I would have episode one open up with the visual of young James Potter at Hogwarts. I love the idea that. Families watching at home would have people on the couch going, Is that Harry Potter? Because he looks just like his dad. I'd shoot a super fun, happy montage of James going through his whole experience at Hogwarts, graduating, getting married, joining the Order of the Phoenix. By 90% of the way through the episode, you have fallen in love with the Potters. And in the last few minutes, it's Halloween at Godric's Hollow. Woldemort approaches Lily, take Harry and run!" A lot of good scene credits. I think the idea behind the HBO reboot of Harry Potter is to be extremely true to the books, but there is at least one regret. non so se l'avete sentito perché purtroppo avendo ancora problemi tecnici non posso allora vi spiego che cosa ha detto questa fanciulla in breve la sua proposta è quando faranno la nuova serie di Harry Potter attenti non vi serve conoscere Harry Potter per sapere quello che vi sto per dire non vi preoccupate quando faranno la serie di Harry Potter io ho un'idea geniale e nei commenti tutti le danno ragione dicendo dovresti lavorare tu show, è una cosa bellissima il fastidio. Datemi un attimo perché sto provando tan tanto fastidio in questo momento. Allora, lei dice, quando uscirà la serie di Harry Potter, facciamo il primo episodio diverso rispetto a come la gente pretende di farlo, facciamolo un pochino meglio, no? Quindi facciamo che il primo episodio di Harry Potter, anziché essere come nel libro, un episodio in cui ci preparano lentamente alle cose e non succede nulla di speciale, facciamo invece che c'è tutta la storia della backstory di Harry Potter da quando suo padre è nato fino al momento in cui suo padre muore, eh? Ora, non dubito, non dubito che qualcuno di appassionato Harry Potter, sentendo questa cosa, si emozioni. Ma senza dubbio vi emozionate, perché, cioè, se voi, in questo momento, dopo aver visto libri, film, eccetera, di Harry Potter, aveste una nuova versione troppo simile, non vi entusiasmerebbe troppo, vi annoierebbe pure. Però il punto è che vedere un episodio, proprio il primo episodio di Harry Potter, che ti fa affezionare al padre, a James Potter, ti fa scoprire tutta la storia dei genitori, finché alla fine dell'episodio, colpo di scena e muore, già un sacco di gente che invece si approccia, si immagina di essere seduto a, a qualche. Di qualche grande salotto con qualche parente, zio e amico che non ha mai visto Harry Potter, che si inizia a guardare e inizia a dire: Ma, ma quello è Harry Potter, e lui è Harry Potter, quindi perché gli occhiali è il protagonista e no, è il suo padre, James Potter. Sarebbe bellissimo, vero? Ragazzi, è una gigastronzata, ok? Fare un episodio del genere. Ma senza dubbio l'episodio emoziona, eh? emoziona? Senza dubbio l'episodio emoziona, senza dubbio l'episodio funziona e senza dubbio l'episodio sarebbe carino. Però perché la gente è scema e non riesce a capire quando è che deve ragionare per la serie in orizzontale e quando è che deve ragionare per la serie in verticale? Ovvero. È un bellissimo episodio a sé stante. Ma mi manda puttane tutte le altre stagioni. Tu non puoi iniziarmi, per esempio, Harry Potter raccontandomi tutta la backstory di Harry Potter. Ci sono mille problemi in questa cosa. Problema numero uno. Gran parte di tutta la storia di Harry Potter alla pietra filosofale funziona perché tu non sai quello che sta per succedere. E non mi riferisco agli spoiler. Perché quando tu vedi il castello di Hogwarts ti emoziona così tanto? Perché quando tu arrivi alla scena in cui i ragazzi stanno attraversando il lago a bordo di queste barchette, alzi lo sguardo e c'è cioè questo gigantesco castello, perché ti emoziona così tanto? Indovina? Vi faccio un esempio molto veloce, prendiamo Jurassic Park. Allora, Jurassic Park oggi noi sappiamo perfettamente che parla di dinosauri. C'è qualcuno di voi che non sapeva che Jurassic Park parlasse di dinosauri? Bene. Ai tempi non lo sapevano, o meglio, sapevano che avrebbe parlato di dinosauri in generale, ma non sapevano sarebbero apparsi. Non sapevano nulla di Jurassic Park, tant'è vero che nei primissimi trailer i dinosauri non li mostravano. Ora, quando la gente andò al cinema a vedere Jurassic Park, immaginate la loro emozione. Spielberg l'ha costruita benissimo. Per tutta la prima parte del film loro non ti dicono dove stiamo andando. Stiamo andando su un'isola. E su quest'isola c'è un parco. E il parco è a tema dinosauri. E pian piano scopre queste cose, in quest'ordine. Tu arrivi finalmente al parco e vedi tutta una serie di piccole cose dove ti dicono «Ma guarda, noi possiamo prendere il DNA dei dinosauri dall'ambra!» E tu sei hai affascinato e dici «Mamma mia, che processo interessante!» E uh, potremmo anche sviluppare la cosa in modo alternativo per cercare di. E ti spiegano pian piano tutte quante quelle che sarebbero le loro idee. Tu inizi a pensare, cazzo, sarebbe fighissimo se facessero un parco al giorno d'oggi in cui ci sono dei dinosauri che, che vivono davvero davanti a noi per mostrarci come erano, come si comportavano, eccetera. Sarebbe incredibile, bellissimo. E ti sale l'emozione, ti sale l'interesse tra l'altro tutto questo lo vedi dopo aver visto il protagonista che studia velociraptor e ti spiega quante cose tu puoi capire dal loro scheletro e quanto studio lui ha fatto su questo scheletro quante figate si possono attraversare studiando semplicemente l'unghia del Velociraptor? Il modo in cui si possono fare assunzioni sul fatto che il Velociraptor avesse un certo tipo di piede. Mamma mia, incredibile! Una cosa bellissima. E pian piano migliora sempre di più. Il film costruisce questa cosa finché non arrivi a quella scena in cui i ragazzi vengono portati in giro con questa specie di jeep in mezzo alla, alla prateria. E c'è stata una studiosa che stacca la foglia e dice No, ma guarda che figata questa foglia! Allora, guarda, 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 questa foglia non dovrebbe esistere, è stata... È, si è estinta 60 milioni di anni fa, è una cosa pazzesca che si è in vita! Non me l'immaginavo così, senti al tatto com'è! Ed è, è tutta interessata, e poi abbiamo l'inquadratura in cui vediamo loro sulla jeep E inizia a vedere uno che inizia a strizzare gli occhi E poi si toglie gli occhiali e poi si alza in piedi. E poi c'è un altro che si toglie gli occhiali e si alza in piedi. E poi c'è quella. Tu ancora non hai visto i dinosauri. Vedi solamente loro che stanno reagendo. E la musica che sale. E vedi eh, la fanciulla che era lì con la foglia tutta concentrata che le picchiettano dentro. Lei alza lo sguardo e, ah, e dimentica la foglia. La getta via. Non è più importante la foglia. Che cos'è, che cos'è, che cos'è. E alla fine, finalmente, vediamo il controcampo. E vediamo che cazzo stanno guardando. E vediamo sti giganteschi diplodocchi che passeggiano nella prateria. E tu senti proprio l'emozione di questa specie di Dolly che sale mentre ti inquadra i dinosauri e inizi a vederli dal vivo, che sembrano veri davanti a te. Ragazzi. Così si costruisce l'interesse. Se tu mi avessi fatto vedere da subito i dinosauri non me ne sarebbe fregato un cazzo. Avrei detto vabbè e il mostro in questo film è il dinosauro, fine. Porca puttana, no, tu devi essere emozionato, devi dire cazzo è un dinosauro, cazzo è vivo, cazzo è davvero lì. Devo costruirtela questa cosa. Ora, se tu devi vedere Hogwarts in Harry Potter, io non posso avertela già mostrata. Non posso averti già fatto vedere tutti gli anni scolastici di un altro set di personaggi di cui non, non te ne fregherà più un cazzo tra 5 minuti. Non ha senso. Non posso mostrarti tutto questo. Perché altrimenti che cazzo provi tu? Cioè, J.K. Rowling è stata molto attenta a dire: no, non mandiamoli su. Non diciamo che la scuola è un castello o altro. Diciamo che c'è una scuola. Ok, però facciamo in modo che all'inizio resti colpito perché appare improvvisamente la magia con le lettere, poi puff, appare la magia con la coda di maiale, poi puff, improvvisamente ci ritroviamo a diagonale e step by step, un pezzo alla volta, capisci l'importanza delle cose. Se tu sei abituato al mondo normale, quando Livander ti consegna la bacchetta, per te è un momento incredibile, per te è un momento affascinante, perché stai scoprendo come funziona la magia. Se tu hai già visto tutto, non significa un cazzo consegnarmi la bacchetta. La storia di Harry Potter funziona anche in base a quello che sai. Devi arrivare al punto in cui scopri che esiste il Quidditch. Devi arrivare al punto in cui scopri che esiste la magia. Devi arrivare al punto in cui scopri che le statue si possono muovere, in cui i quadri scopri che si possono muovere. Se tu mi fai un solo episodio in cui si vede tutto questo, al primo episodio, mi stai mandando a puttane tutta la prima stagione. E non finisce lì. Dobbiamo parlare anche di trama. A livello di trama, se tu mi fai vedere tutto quello che è successo ai genitori di Harry, mandi a fanculo tutto quello che sta succedendo in Harry. Una delle scene più belle di Harry Potter. Una delle scene più belle, cioè, è questa. Allora, non, non contiene spoiler per chi non ha mai visto Harry Potter, tranquilli. C'è un'occasione in cui nel libro capita per un motivo diverso, nel film capita per un motivo diverso, ma sta di fatto che Harry entra all'interno di una stanza vuota e davanti a sé vede un gigantesco specchio, con la scritta: Questo è lo specchio delle brame. Ok? Che significa? Lui si avvicina allo specchio e vede che dentro allo specchio c'è tutta la sua famiglia. Lui è orfano. I suoi genitori sono morti, lui non li ha mai conosciuti, ha avuto come unica famiglia una situazione alla Cenerentola dove lui è costretto a lavorare come uno schiavo e dove eh, nessuno gli ha mai voluto bene. E ha sempre sognato di avere una famiglia. Lui si ritrova davanti a questo gigantesco specchio e vede la sua famiglia lì dentro. C'è un problema, grazie Ricky per l'abbonamento ancora una volta. Si ritrova davanti a questo specchio gigantesco e... Ne resta affascinato perché è la sua unica opportunità di vedere la sua famiglia. Ma non può parlarci perché c'è lo specchio in mezzo, quindi questi non lo sentono. E lui non può comunicare con loro, vede solamente che questi gli vogliono bene, gli appoggiano le mani sulle spalle. Lui si volta e non c'è nessuno perché è tutto dentro lo specchio. E lui resta affascinato. Allora corre da, da Ron, il suo amico, lo trascina giù dal letto, lo porta in quest'aula vuota e dice: Guarda! E Ron non vede niente del genere. Ron è tranquillino, dice: Ah. Ma io mi vedo un uomo di successo che ha vinto la Coppa delle Case, sono prefetto, sono l'orgoglio di mia madre. Solo Harry può vedere i suoi genitori. E quindi Harry si isola, inizia a stare da solo, a guardare per tutto il tempo lo specchio delle brame senza mai staccare lo sguardo e inizia a saltare le lezioni, inizia a staccarsi da scuola e inizia a preoccuparsi solo di questa cosa. Lui si sta rintanando nella sua safe zone, lui si sta allontanando da tutta la meraviglia che ha visto nella magia di questa scuola incredibile che è Hogwarts, perché per lui in quel momento la cosa più importante del mondo è poter vedere la propria famiglia per un attimo. Finché una notte Harry non entra per l'ennesima volta per andare davanti allo specchio e non si è accorto che nella stanza c'è il preside. Il preside noi non l'abbiamo mai visto dal vivo, ce l'abbiamo visto una sola volta, dove lui era su un palchetto lontanissimo, all'orizzonte, seduto dietro una, un banco a fare semplicemente Cirsa tutte le volte che qualcuno veniva messo in una casa e che ha fatto un discorso di iniziano dicendo sì sì questa è la mia scuola, è vietato andare al terzo piano e basta e tutti ne parlano come il mago più potente di tutti i tempi Hagrid ce l'ha presentato come il mago più potente che sia mai esistito, incredibile, lui è il preside migliore che Hogwarts potesse sperare di avere e tu non ci hai mai parlato con sto tizio vedi solamente quanto è austero e quanto è spaventoso e improvvisamente quando Harry è davanti a questo specchio si volta e dietro di lui c'è Silente in persona in pigiama, in pigiama, con il suo bel pigiamino rosa, con il cappuccio in testa tutto morbidino. Ok, c'è qualcuno che sta usando un, un trapano, pensavo fosse un gatto. E arrivati a questo punto, lui parla con Harry dicendo, eh, eh, tu che cosa vedi lì dentro? E Harry spiega: Sì, ma c'è la mia famiglia, la posso vedere, io non, non so come siano fatti. E passano la nottata insieme seduti sotto un tavolo, un bambino di 11 anni e un anziano in pigiama seduti insieme sotto un tavolo a guardare la, lo specchio, ognuno dei due vede quello che più desidera nella vita all'interno dello specchio, silentemente dicendo: no, io vedo un paio di calzini nuovi. Ma in realtà vede un'altra cosa che non vi dico se non avete mai visto Harry Potter. Se non avete mai letto i libri in particolare, perché questa cosa nei film a ma malapena la fanno intuire, ed è bellissimo, ok? Bellissimo. Ora, tutta questa scena non ha il minimo senso se tu hai conosciuto i genitori. Perché se tu hai conosciuto i genitori di Harry, non hai la stessa, la stessa curiosità che ha lui. Harry non sa perché i suoi genitori sono morti, perché sono stati uccisi, non sa se loro gli volessero bene oppure no. Lui non sa niente dei suoi genitori, questa è la primissima volta che lui ne vede un'immagine, non li ha mai visti neanche in fotografia, ok? Non li ha mai visti in vita sua. E lo specchio gli può mostrare l'effettivo aspetto dei suoi genitori, come se fossero vivi, che interagiscono con lui ancora vivi. Tutto questo perde peso se tu mi hai mostrato quell'episodio. Il motivo per cui ti interessa così tanto dei malandrini, di tutto quello che è successo prima che Harry nascesse, è che la serie di Harry Potter te l'ha costruito. Non ha nessuna importanza se tu non me lo costruisci, se tu me lo lanci lì gratis. Un film. Le, in un film le cose vanno costruite cazzo. E sta, sta cosa Hollywood la sta un pochetto dimenticando. Perché le produzioni un po' più in serie, come per esempio i, i classici Disney, hanno smesso di fare sta cosa. Ma porca puttana, tornate a costruirmi cazzo di film. Cioè, allora. Uh, prendiamo un qualsiasi film recente, noterete che manca sempre. A parte forse in incanto... Dove però manca nel finale, però c'è all'inizio, manca sempre la costruzione del contesto. Prendiamo che ne so, Anastasia, Anastasia della Fox Animation, ok? L'ultimo film di successo di Don Bluth. Se non contiamo Bartok, che è uno spin-off di Anastasia. Allora, Anastasia, Anastasia, tu non sai di che cosa parlerà. Tu ti ritrovi davanti il film, non sai che cosa succederà. E il film inizia mostrandoti questa bambina che a quanto pare è principessa di un qualche regno, che è la Russia, e uh, riceve da sua nonna un bellissimo regalo, ovvero un ciondolo che dice insieme a Parigi, perché noi un giorno andremo insieme a Parigi, eh? Lei se lo mette al collo e vedi quanto è felice, quanto lei vorrebbe vedere il mondo, vorrebbe vedere Parigi, vorrebbe vedere un sacco di altre cose. Quindi abbiamo un'anticipazione, no? Ci hanno dato un'informazione che ci informa che le cose stanno andando bene, sta per succedere una cosa bellissima. Ovvero lei, questa bambina che abbiamo appena visto, sta per fare un viaggio a Parigi, lei vuole un sacco bene a sua nonna e lei è felice di andare a Parigi. Puff, si aprono le porte, entra Rasputin, stregone, entra, è infuriato, odia il... Il re, e urla contro lo zar tu tu Nicola II morirai entro due settimane tu morirai ti lancio una maledizione tu e tutta la tua famiglia verrete tutti quanti sterminati e lancia la maledizione e dopo che lui lancia la maledizione scoppia la rivolta Uh, in tutta la Russia la gente si è rivolta. Rivoluzione d'ottobre, arrivano e entrano all'interno del palazzo, e noi vediamo l'ansia di quello che sta succedendo con la gente che entra a palazzo e vuole uccidere tutti. Anastasia non può più partire per Parigi, si deve andare a nascondere. Deve passare per un passaggio segreto. Deve riuscire a scappare fuori dal castello. Deve riuscire a salvarsi. E, e intanto il palazzo viene completamente invaso dalla gente infuriata che vuole a tutti i costi ammazzare tutta quanta la famiglia. Rasputin, che purtroppo. In tutto questo si ritrova a cadere in un fiume ghiacciato e quindi muore. E lei, abbiamo la scena straziante in cui finalmente hanno una speranza e quindi la nonna e la bambina, uniche due sopravvissute, tutti gli altri sono morti. La nonna e la bambina hanno l'unica opportunità di salvarsi. Devono salire su un treno che è diretto a Parigi. Oh mio dio, abbiamo una speranza. È il posto in cui lei voleva andare. Sì, sono morti tutti. È andato tutto malissimo. È tutto terribile. Fa tutto schifo. Possiamo salvarci. E abbiamo questa anziana signora che corre con la bambina che corre dietro. E cercano di raggiungere il treno per salvarsi. Se loro non salgono sul treno, la folla le raggiunge e le uccide. Quindi continuano a correre, correre, correre. L'anziana signora viene aiutata per prima perché è un'anziana signora. La fanno salire sul treno. Dopodiché la bambina la allunga la mano e la mano scivola via. La bambina inciampa sulle rotaie, sbatte la fronte a terra e resta sta lì praticamente morta e la nonna parte. Ok? Mi hai costruito una situazione per darmi una base. Mi hai fatto vedere tutta la violenza che poi non servirà nel resto del film, eccetera, per farmi capire perché le due si sono separate e farmi capire perché la bambina ha subito un trauma così grosso da avere un'amnesia, non ricordarsi chi è. Ora ora il film non inizia ancora. Non inizia. Non inizia, mi ha fatto vedere tutto questo e ancora il film non inizia. Quindi tu hai la musica che ci alza, ci eleva. La musica ci porta sempre più in alto, tu hai questa bellissima inquadratura delle nuvole e noi ci alziamo sopra i palazzi russi e vediamo quello che credo sia il Cremlino da dalla punta più alta della torre più alta e finalmente, dopo che è uscita la scritta Anastasia e la musica si è alzata ancora di più, noi ci abbassiamo finalmente sotto le nuvole e a questo punto vediamo una nuova Russia, una Russia di dieci anni dopo. Dove tutti quanti sono poveri e incontriamo vari personaggi nel corso del nostro viaggio. Tutti quanti sono poveri, tutti quanti non hanno più nulla, tutti quanti sono disperati, ma tutti quanti stanno parlando sottovoce: si parlano sottovoce senza farsi beccare dalle guardie. Perché pare, pare, gira voce che il cadavere della principessina Anastasia non sia stato trovato e quindi magari Anastasia è là fuori, è ancora viva. Anzi, gira voce che sua nonna è a Parigi e la sta cercando e darà una ricompensa a chiunque gliela porti e tutti quanti parlottano tra di loro, continuano a parlottare e c'è tutto un pezzo musical coreografato. Senti un po', e tutti quanti che cantano tutti assieme e seguiamo tutto quanto quello che succede e vediamo il modo in cui devono interrompere la canzone ogni volta che si avvicinano a guardia perché il nuovo regime impone che nessuno possa parlare dello zar di Russia e quindi anche di sua figlia che potrebbe essere sopravvissuta e dopo tutto questo incontriamo Dimitri Non Anastasia, ancora non Anastasia. Così si costruisce un cazzo di film. Perché a me deve importare di Anastasia? Perché tu mi hai costruito tutto questo prima di presentarmela. Com'è che io penso, oh mio Dio, sto per guardare un bel film? Perché il film ha costruito nel corso del suo tempo il motivo per cui io devo tenere al film. Mi ha fatto sentire quanto è importante questo film. Mi ha fatto capire che io, senza vedere questo film, non posso vivere. Mi ha fatto capire che io, se voglio sapere come va a finire questa storia, dovrò stare molto attento ora. Tu mi hai preparato a provare delle emozioni. Ok? Comunque, Cata, grazie. Mi dice che il palazzo dovrebbe essere la chiesa di Salvatore su Sangue Versato, che è quella con tanti coni gelato. Ok, grazie mille. Eh, credo di andare a Look Comics quest'anno, ma è ancora presto per parlarne. Aida degli Alberi Italiano. Ne ho parlato un pochino con un tizio che ci ha lavorato, ma per ora niente. Ok. Il live action di Anastasia è uscito qualche anno fa, non, non ne parliamo. Capite voi, davanti a tutto questo, quanto può essere una stronzata bruciarmi tutta la costruzione del mondo magico di Harry Potter solo perché vuoi farmi vedere tutta la trama in un colpo, solo perché sarebbe figo per chi l'ha già visto? Ora. ora, perché la gente non capisce mai quando deve ragionare su una serie in modo episodico, ovvero in modo verticale, e quando in modo orizzontale? Quindi ora vi spiego come funziona, però voi intanto dovreste aiutarmi a capire perché la gente lo faccia. Un attimo vi spiego di che parlo. Ho bisogno di bere un attimo perché ho parlato un sacco, non, non lo stavo facendo da due settimane ormai. E eh, sto avendo un pezzo di attacco allergico. Ma io ho già preso l'antistaminico. Quindi, perché sto avendo questo attacco? Mmm. Per chi non lo sapesse sono allergico alle graminace, lo sono diventato da adolescente, la cosa mi ha fatto un sacco male. Allora, per Luca Cepolletta, sai che neanche mi ricordavo l'avessimo tolto quel video. E Ginghi, grazie mille per il beat. Lo hai fatto solo per disturbare, io lo so. Cosa sono le graminace? Alcune piante. Tipo erbette. Ah, allora, allora, vi spiego, vi spiego, vi spiego. No, non ho un articolo in particolare da consigliare su Spirited Away, mi spiace. È facile trovare articoli buoni, ma non ce n'è uno in particolare che ti consiglierei o particolarmente illuminante da solo. Purtroppo la notifica non è stata silenziosa perché per qualche motivo, essendo che ho dovuto smontare il computer e tutto il resto, alcune cose che avevo preparato le ho dovute riparare da capo e non le ho rifatte tutte. Questo funziona ancora. Ha funzionato? Io non lo sento quindi. Um, comunque. Sì ha funzionato, perfetto. Grazie a Ombroso... Ombroso... Ombro7. Oh... Che bello che tu sia hypato per il progetto segreto Io ci spero tanto in questo progetto segreto Perché eh, Certo non mi entusiasma Tanto quanto altre che ho in cantiere Ma È comunque una cosa bella ah. Comunque Dicevo Ci sono due tipi di Aspetta devo farvelo vedere in modo grafico Quindi Allora, allora, questo è un foglio di carta. Uh, punta da 0.7. Mm. Non ho un pennarello, quindi questa è la punta più grossa che ho. Allora, ogni singolo episodio di ogni singola serie ha una trama verticale, ok? È la trama del singolo episodio. Come vedete non si incontrano tra di loro. Anzi, sono pure molto chiare perché questa non sta funzionando. Quindi ritentiamo. Ora finalmente sta scrivendo. Perché non funzioni? Perché? Oh, va bene, proviamo un'altra. Muji sono molto offeso dal fatto che queste non funzionino, eh. Proviamo questa, anche se questa, sempre di Muji, ha tipo 10 anni, però va bene. Ok, dicevo. Oh... Ora restano delle linee. Ogni episodio è una trama verticale. Quindi, per esempio, in questo episodio succede questa cosa, ma per fortuna si risolve. Altro episodio. Altro episodio. Altro episodio. Altro episodio. Questi potrebbero essere gli episodi di Peppa Pig o di Black Mirror, per dire due cose proprio simili tra loro, no? Ogni episodio è verticale, racconta una sua storia a sé stante che non si incrocia con le altre, di solito. E poi c'è questa. Questa è la trama orizzontale, che è quella che riguarda tutta quanta la serie. Questi sono singoli episodi, questo va attraverso le stagioni. Questo è l'episodio, quello che succede nel singolo episodio, e quindi è una cosa verticale a sé stante. Queste sono le cose che restano. Parliamo di Simpson? Uh, Bart prende una nota a scuola? È un episodio verticale. La capra palmore? Orizzontale le singole informazioni possono essere verticali o orizzontali. Le orizzontali riguardano tutte, le verticali sono episodiche. Ok? È abbastanza semplice? È chiaro? Allora, mi capita spesso di avere a che fare con persone che mi dicono, ok, questa serie è bellissima. Perché? Perché una volta che hai visto tutta la serie, la storia orizzontale è bellissima. Ma se la storia orizzontale è bellissima, è la storia ad essere bella, non la serie. Giusto? Quindi potrei raccontare la stessa storia in un'altra serie e raccontarla molto meglio. In teoria. No? Se voi vi concentrate sempre sulla trama orizzontale, rischiate di sopravvalutare un sacco di opere. <coughs> Capita spesso con alcuni anime. Mi è capitato più volte di dover spiegare alle persone perché Attack on Titan ha dei difetti. Bene, vi, vi presento un difetto di Attack on Titan. Ok? Trama orizzontale, bellissima, la conoscete tutti, bellissima, oh mio dio, colpi di scena, significati nascosti, un sacco di livelli di lettura, bellissimo, è eh, bellissimo, bellissimo, ma pensiamo agli episodi verticali. Allora, facciamo che uno di questi episodi verticali è uno degli episodi in cui Eren è in mezzo al prato a inseguire i giganti, e per tutto l'episodio non succede altro che gente che va a cavallo, e mentre va a cavallo pensa, se io lo faccio succede, ma se non lo faccio non succede, ma dovrei farlo in questo modo per poter permettere che succeda. In realtà l'altra persona aveva previsto che io avrei previsto che questa cosa. Non è un bel episodio. Non è un bel episodio. Orizzontale? Bellissimo. Verticale? Mm. 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 Stessa cosa per altre serie? Dove gente dice no, ma Peppa Pig fa cagare perché non ha una trama orizzontale. Ok, lo so che è una critica molto infantile, ma l'ho sentita fin troppe volte fatta da gente che poi crede di sapere di che cazzo sto parlando. Ragazzi, non ce l'ha la trama orizzontale, Peppa Pig. Perché la devi criticare per una cosa che ha scelto di non avere? Diamine. Ora, quando è che dovreste controllare la trama orizzontale? La trama orizzontale va controllata più o meno. sempre. come un vabbè, la trama orizzontale. Ma qual è la caratteristica. Cioè, ce l'ha una trama verticale un film? No. Un film ha solo quello orizzontale, non c'era questa roba verticale. Questa struttura, questa che vedete, esiste solo ed esclusivamente nelle serie. Quindi quando devi criticare una serie, criticare non significa dire cose brutte, criticare significa esaminare la qualità di una serie, tu non puoi passare il tempo a concentrarti su questa, perché questa c'erano anche i libri, c'erano anche i film, c'erano tutta. È tutto lo schema, la serie. Quindi tu devi giudicare la serie, devi criticarla per com'è la sua trama orizzontale e com'è la trama verticale. Come gestisce la trama verticale? Ci sta che un episodio abbia episodi con serialità forte, quindi uh, in realtà nemmeno ti accorgi che ci sia qualcosa di verticale, va bene. Cioè, Breaking Bad è difficile notare quando inizia e quando finisce una cosa verticale o orizzontale. Però, porca puttana, quella serie è perfetta, non serve nemmeno che, che arrivi io a dirvelo. Che cosa bisogna inserire in una trama verticale per far sì che sia un buon episodio verticale? Allora, vi voglio bene per queste domande perché sono domande curiosissime. Però, ragazzi, se ci fosse una risposta che io vi posso dare in pochi minuti. Non esisterebbe un'università, non esisterebbe letteratura in università, non esisterebbe storytelling, non esisterebbe mm, drammaturgia e tutto il resto. Mi spiace, ma mi state chiedendo di spiegare una cosa che... Ecco, so che qualcuno ha sempre preso questa mia frase a dire guarda questa cosa non te la posso spiegare come un ah tu sei ignorante, devi restare ignorante. No, no, non è che sei ignorante, è che non, non posso spiegartela io adesso su due piedi. È come se tu mi chiedessi come si fa un intervento a cuore aperto. Ci vogliono anni e anni di specializzazione per fare un intervento a cuore aperto. Dovrei prima spiegarti come cazzo funziona il sistema circolatorio e un cuore, e spiegarti quanto è diverso rispetto a un'immagine semplificata che vedi su, su un libro per bambini, e spiegarti eh, come funziona un'operazione, e spiegarti come eh, trattarla in modo superiore agli altri. Cioè, prima ti devo spiegare come funziona, che già è difficile, poi come deve funzionare bene. E in più stiamo parlando di un ambito artistico, dove quindi se qualcuno avesse il trucchetto per fare le cose per bene, lo farebbero tutti. E invece no, saremmo tutti miliardari se esistesse un trucchetto e noi potessimo copiarlo. Mi spiace. Ma quindi in un film tutti gli elementi devono essere fini nella trama orizzontale? È sbagliato inserire qualcosa a sé stante. Ma quel qualcosa a sé stante è parte della trama orizzontale per forza. Cioè... Questo non significa a sé stante o non a sé stante, questo significa episodico o a livello di stagione, eh, stagionale, stagionale suona malissimo però. Cioè l'episodio le verticale non è una cosa a sé stante del tutto, che racconta una storia tutta sua che però non c'entra niente con gli altri. Può esserlo, può esserlo, ma non è una regola. Ciò che rende diversa la trama orizzontale dalla trama verticale è che la trama verticale è pensata solo ed esclusivamente rispetto all'episodio. Mentre la trama orizzontale è, spiegata, è pensata solo ed esclusivamente rispetto alla storia in generale. In parole più brevi. In parole più brevi. In parole più semplici. Long story short in breve. Prendiamo una, str una struttura drammaturgica base. Facciamo una cosa in tre atti, ok? Quindi introduzione, svolgimento, finale. Che alle elementari te lo spiegano di merda, facendoti credere che siano solo la prima parte della storia, la parte centrale della storia, la parte finale della storia, che è una stronzata, non è così. Introduzione significa dal momento in cui eh, facciamo conoscere l'esistenza di questi personaggi, di questa ambientazione, al momento in cui qualcosa si rompe. E lo svolgimento è dal momento in cui quella cosa si rompe a quando finalmente sappiamo come risolverla. E il finale è da quando sappiamo come risolverla a quando la risolviamo. Ora, questa è una struttura drammaturgica base. Se ci pensate, in un film puoi mescolarle come ti, ti pare piace. Puoi fare una storia molto semplice, un po' la Biancaneve e sette nani, in cui c'è uno svolgimento, un procedimento e una finale tranquillissimi, unici, puoi fare una cosa come la città incantata, dove ci sono 10 storie diverse che si stanno combinando tra di loro, che hanno un inizio che, che inizia prima o dopo l'altro, e un procedimento che inizia prima o dopo l'altro, e un finale separato. Il finale del senza volto avviene prima rispetto al finale dei genitori di, di Chehiro, che però avviene dopo al finale del di Aku, e avanti così. Può essere complicata quanto vuoi, ma la mescoli. In una serie... Tu hai un inizio, un procedimento e una fine della stagione. E un inizio, un procedimento e una fine del singolo episodio. È quello che lo rende diverso. Non è il fatto che quella cosa succeda solamente per questo episodio ma poi non conta per gli altri. Non stiamo parlando di ciò che è vero e proprio della storia e ciò che non è vero e proprio della storia. Stiamo parlando semplicemente della struttura. Quindi una storia che ha un inizio, un procedimento e una fine per tutta la stagione. E ogni singola storia che ha un inizio, un procedimento e una fine nel singolo episodio, che poi inizio, procedimento e fine può anche solo significare devo farmi una matita. Il primo episodio è inizio, procedimento e fine di me che mi procuro la legna. Il secondo episodio è inizio, procedimento e fine di me che mi procuro la mina. Poi il quarto episodio è inizio, procedimento e fine di me che mi studio come fare una matita per capire quali composti devo creare per ottenere una 2B o una 6H. E avanti così, capite? Finché non si arriva all'ultimo episodio dove ho costruito una matita. E quindi la trama orizzontale è costruire una matita, la trama verticale è procurarmi il legno per la matita. Per esempio. Capite? Ah, dove ero arrivato io? Ok. E stavo rispondendo a un'altra domanda io, in realtà, vero? Ehi, hey, lo stesso discorso si potrebbe fare per il film del calice di fuoco, per il fatto che il mistero viene svelato fin da subito, e non esiste vera suspense per tutto il film. Verissimo, verissimo, verissimo. Sì, l'ho visto Alice in Borderland, l'ho abbastanza adorato, ma ci sono cose che non mi sono piaciute, ma le recensioni le trovate tutte su Telegram, c'è la recensione di Alice in Borderland, tranquilli. Qualcuno si ricorda di, di, di che cosa stavo parlando prima di aprire questa giga parentesi per rispondere alla domanda? Vabbè, comunque... Quando noi guardiamo una serie per intero, noi dobbiamo giudicare anche i singoli episodi. È un trucchetto del cazzo, quindi non è una cosa valida, non portatela a esami sta cosa perché è una stronzata in realtà. Però può esservi d'aiuto. Quando dovete giudicare una serie, pensate il singolo episodio è bello? Quanto mi godo il singolo episodio? Questo episodio da solo, senza il resto della serie, quanto vale? Mm. Ed aiuta, no. Adesso vedo qualche domanda che mi state facendo: come spiegare l'ironia ad un bambino? Allora. Partiamo dal fatto che un sacco di gente non sa che cazzo sia l'ironia, la confonde col sarcasmo. Ma la vera e propria ironia spiegata a un bambino è mettergli in mano una cosa pesante e dirgli "Leggerissimo, vero?". Perché ti dico leggerissimo? Perché so che tu mi direi di no, tutto lì. Quindi tu fai degli esempi molto semplici, e a qualcosa di molto pratico. Magari gioca con le esagerazioni. Piccolissimo per intendere grandissimo leggerissimo per intendere pesantissimo, cosa che il bambino può misurare da solo. Come si può definire il in questa puntata capitolo non è successo niente? La maggior parte delle persone che criticano un episodio dicono "Ma in questo episodio non è successo niente". Non sanno di che cazzo stanno parlando perché questa frase viene detta quasi sempre perché non succede niente di quello che io volevo succedesse. Può capitare che nell'episodio effettivamente non succeda un granché, ma non c'è una definizione specifica, perché il fatto che succeda un granché o meno è molto arbitrario. Dipende molto sì, da mille contesti, da mille gusti. Mi dispiace. Quindi è un po' una paraculata quando qualcuno dice questo episodio di transizione per giustificare il fatto che sia brutto. Sì, sì, è assolutamente una paracolata. Se l'episodio è brutto, non ha una giustificazione. Esistono episodi di transizione che la gente reputa brutti semplicemente perché sono fuori contesto. C'è stato l'esempio di Steven Universe. Allora, appena prima dell'ultimissimo episodio di Steven Universe, gran finale della serie, c'è un episodio sciallissimo, che tratta una tematica un po' del cazzo. Ora, assolutamente non è perfetto come episodio, potevano gestirla meglio. Ma un sacco di gente non lo odia perché l'episodio è brutto ed è brutto. Ma perché non è quello che volevano vedere? Sì. Ma a livello strutturale, questi episodi non hanno tutto lo stesso valore, no? C'è la trama orizzontale, come vi ho detto prima, inizio, procedimento e fine. Ed è più complessa di così. Io vi stavo facendo una semplificazione della drammaturgia. Bene, può capitare che, per esempio, noi abbiamo a che fare con l'ultimo episodio, che è molto pesante e denso di informazioni. E quindi, visto che ci troviamo in un contesto di episodi da di 10 minuti, io voglio farti un episodio di relax appena prima del finale, un episodio di relax in modo da avere una quiete prima della tempesta. È normale, si fa. Ed è anche molto utile perché poi quando tu ti guardi la serie per intero, quell'episodio è quello che ti salva da strapparti i capelli e dire oh mio dio che peso. Uh, un sacco di gente odia tutti gli episodi di transizione semplicemente perché non raccontano quello che vorrebbero, così come la gente che dice no ma è pieno di episodi filler in questa serie, quando non è vero che ci sono episodi filler in quella serie pensando appunto a Steven Universe, al contrario di Dragon Ball dove ci sono episodi filler, perché la gente sta iniziando a chiamare filler tutto quello che non gli piace. Cioè, parliamo di Steven Universe. Steven Universe, come suggerisce il titolo, no, non avete visto il cartone, non c'è problema. Steven Universe è l'universo di Steven. Steven Universe, ok? Quindi che cosa è in tema con la serie? L'universo di Steven. Steven Universe. Ora, nel corso della serie c'è una trama, la trama dei diamanti, che è piaciuta molto al pubblico. Sì, capisco che sia piaciuta molto. Ma è una cosa secondaria. Tu non puoi dirmi, ah, gli episodi sui diamanti sono episodi veri, gli altri sono filler. Ma sei tu che preferisci quelli sui diamanti perché ti piacciono tanto. Ma la serie è e resta Steven Universe, non Diamond Universe. Quindi se una cosa non riguarda Steven, non ha senso inserirla. Tant'è vero che non c'è un singolo episodio in cui Steven non sia presente. O anche quelli che dico, Grandpa Universe è filler. Ma perché? Non è canonico quell'episodio, è un episodio spin-off fatto per ridere, ma a prescindere, filler significa questo episodio non era previsto dal creatore ed è stato aggiunto da altri in attesa che il creatore decida che cosa fare. Quella è la definizione di filler. Qualsiasi altra cosa abbiate in testa non è un filler. Un filler è il momento in cui, per esempio, un mangaka sta scrivendo il manga della serie, nel frattempo stanno già facendo la serie animata, solo che sono più veloci a fare la serie animata che a scrivere il manga, e quindi che fanno? Arrivano a un certo punto dove dicono ok, qui prendiamo una pausa e facciamo qualche episodio di riempimento, in modo che nelle prossime settimane escano episodi poco importanti, così il mangaka ha il tempo di finire la storia vera. È quello il filler. Qualsiasi altra cosa non è un filler. Se il creatore voleva creare un episodio un po' particolare, non è filler perché l'ha pensato il creatore. Per esempio. Così come se un episodio non l'ha pensato il creatore, ma comunque la serie non è pensata in questo modo, non è comunque un filler. Cioè, davvero, ragazzi, è... ho spiegato sta cosa del filler un miliardo di volte perché io... Non capisco perché ci siano youtuber là fuori che vi insegnano termini, o meglio, non vi insegnano termini, li usano a caso sperando che voi intuiate che cosa significano. Ma la gente non lo sa che cosa significhino. Spieghiamolo! Grazie a RiccardoMap96 per l'abbonamento. Ecco Psyk Alex che cita tipologia, che è un'altra parola che mi dà un fastidio pazzesco. Perché dite tipologia al posto di tipo? Ci sono dei contesti in cui vi ho usato tipologia, eh? ma la maggior parte della gente dice: Oh, ce ne sono di due tipologie, ma vaffanculo usa tipo. C'è gente che ha un linguaggio da, da, da mercato per strada, e poi insiste nel voler utilizzare termini che non, non, non gli vengono. Tipo tipologia o patologia al posto di malattia. No, ho avuto una terribile patologia, ho avuto il raffreddore, ma vaffanculo. Cioè non è che sono contro il vocabolario, ma se tu, stai se tu utilizzi il tuo registro, perché devi infilarci delle parole del cazzo? Cioè è quella cosa che ti fanno fare all'elementare. È quella cosa che ti fanno fare all'elementare con i temi, dove tu ti devi impegnare a utilizzare dei termini che altrimenti non, utili non utilizzeresti, semplicemente perché uh, la maestra dice che... E quindi ti ritrovi a fare dei pensierini del cazzo dove dici... L'altro giorno sono andato a fare la pesca con il mio nonno. Tuttavia. Ma perché tuttavia? Non lo diresti mai. Ah, ragazzi, usate il vostro registro. O imparate a usarne un altro. Non fate vie di mezzo perché le vie di mezzo sono fastidiose. Perché fanno, sottolineano molto di più quanto il resto del discorso utilizzi dei termini di altra natura. Io voglio sempre utilizzare un, un registro più basso possibile per arrivare a più persone possibili. Non mi sentirete facilmente utilizzare un termine inutilmente ricercato per parlare ah, di una cosa semplice, perché porca puttana. Non, non serve, non serve. Certo, se c'è un termine tecnico che è lì... Sta lì, ma aspetta, mi serve, lo uso, ma eh, il semplice tuttavia usato a caso, ma vaffanculo. Io non sopporto negli anime che c'è tuttavia ogni due frasi. Non esiste solo quella parola per dire però. Verissimo, verissimo. Tuttavia imparare diversi tipi di registro è importante per sapere quale usare in caso di testi più o meno formali. Verissimo, verissimo, però devo imparare a usare tutto il registro. Tu non mi puoi dire sono andata a fare la spesa tuttavia. Ho fatto compere tuttavia. Cambia registro. Dio mio. Ah... Non sapevo che Zero Calcare lo facesse, ma mi dicono che Zero Calcare da bambino parlava usando le frasi dei Cavaliere dello Zodiaco. Come osi rivolgerti a me in cotal guisa, busta de piscio? E sì, ecco il punto. E nulla, volevo dirvi che da quando mi sono trasferito ho tante piccole novità tipo questa. Mi ci diverto, mi ci diverto un sacco. Non è la sedia, è tutto il tavolo. Ovvio che prima non ce l'avevo, non vivevo qui. Bene, ora che ho finito di fare cazzate e ho quasi distrutto una delle mie luci perché mi ero dimenticato che l'avevo appoggiata al tavolo, uh, io penso di concludere la live. Della scrivania ve ne parlerò in un'altra occasione perché me l'hanno regalata e devo ringraziare chi me l'ha regalata. Vediamo se. Oh, non ci credo. Nella vecchia casa queste cose io non le potevo fare. Oh, che bello. Comunque sì. Ci stiamo salutando, figlioli, permettetemelo. Mi dispiace, ma uh, ho bisogno di un attimo di... Uh, Pace e tranquillità, devo recuperare la voce, è stato un piacere tornare live e farvi sapere che sono vivo, parlare di questo argomento e sappiate che ho altri argomenti di cui parlare, ma li affronteremo in un altro momento, che ne dite? Ah. Ciao ciao figlioli, anzi facciamo un raid a qualcuno, ma perché cacciarvi via così? Facciamo un raid a qualcuno, a chi lo facciamo un raid? E vi prego, partecipate al raid anche solo per salutare l'altra persona. Che almeno. Ma magari vi capita di conoscere qualcuno che, che adorerete. Partecipate ai raid. Ok, ora sono costretto a farlo JTaz. Va bene, va bene, va bene. Ginghi, uh, allora JTaz? Ah, Binding of Isaac. Ok, va bene. Vi saluto ragazzi, uh, ci vediamo presto, vi aggiornerò su quello che succede a casa e ricordatevi che questo sabato esce il progetto segreto, ok? Ricordatevelo. Ciao ciao!